Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano. Ben trovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Ci prepariamo a entrare nel weekend, ci prepariamo a rilassarci un po'. Magari c'è quel libro sul comodino o quel libro che vorremmo leggere e acquistare su Amazon da un po', o forse non sappiamo cosa leggere ma vorremmo leggere, abbiamo voglia di leggere qualcosa. E allora come si sceglie un nuovo libro? Come si trasforma quel libro che leggiamo la sera? Magari, non so se ti capita anche a te, ma a me ogni tanto mi cala la palpebra e mi addormento sulla stessa riga 22 volte. Bene, come si trasforma la lettura di un libro in un'attività formativa, in un'attività che può portare benefici alla tua vita, ma soprattutto al tuo lavoro nel mondo digitale? Bene, per rispondere a questa domanda prendiamo l'aiuto di Massimiliano Berto, uno degli ascoltatori più fedelissimi di Strategia Digitale, nonché nostro storico produttore, il quale si domanda proprio come si fa a scegliere un libro. Almeno lo domanda a me, mi dice: Giulio, come lo scegli tu e come lo trasformi in qualcosa di utile per il tuo lavoro? Prima di ascoltare la domanda dalla viva voce di Massimiliano, però, voglio ricordarvi che strategiadigitale.info è l'indirizzo web sul quale potete andare voi se ancora non siete iscritti a questo podcast, e vi consiglio di iscrivervi subito, oppure potete mandare i vostri amici, sì, quell'amico là, quello che ci ha provato mille volte ad avviare un business ma gli è sempre andata a buca. Magari questa volta, forse tutti insieme si può fare la differenza. Siamo sempre di più, ragazzi. Mese scorso recordissimo di ascolti, oltre 34.000, forse 35.000 ascolti, quindi cresciamo sempre di più. Vedo che lo state dicendo in giro, bravi, bravi, continuate così. E allora dai, più siamo meglio stiamo. Ma no, ma non solo meglio stiamo, più siamo più cresciamo, più impariamo, più condividiamo, più rendiamo questo mondo del business, delle nostre professioni attraverso il web un mondo più umano, un mondo migliore. Ma ora bando alle ciance, è arrivato il momento di scoprire qual è il dubbio amletico di Massimiliano Berto. Ciao Giulio, ho una domanda per te, l'ennesima. Volevo chiederti, immagino che tu sia un grande fruitore di libri, volevo chiederti innanzitutto come ti approcci a un nuovo libro, nel senso, cosa dici? Questo mese leggo questo libro perché, in base a cosa? Uno. E secondo, se prendi appunti mentre leggi i libri, nel senso, immagino che tu, conoscendoti, diciamo, ti farai una mappa mentale. Se è così, che ti fai una mappa mentale, ti fai una mappa mentale mentre stai leggendo o alla fine del libro e ti imponi, diciamo, di farla? Ti ringrazio, ciao. Ciao a te Massimiliano e grazie a te per la domanda. Non ti nascondo che in prima battuta, quando ho ascoltato la tua domanda, ho pensato: lo stai chiedendo alla persona sbagliata. Perché? Perché presentando un libro a settimana mi trovo a leggere un libro dopo l'altro, cercando i libri da presentare a voi, i libri da condividere con voi. Non mi va, cioè la logica dalla quale è nata tutta questa cosa del parlare dei libri, presentare i libri il mercoledì, se tu vai un pochino indietro, è nata proprio dal desiderio di condividere dei libri belli che ho letto. E lì, quando ne parlavamo insieme a Sara Veltri, a un certo punto abbiamo detto parliamone. Ho cominciato, in realtà, non presentando i libri, ma ho cominciato a intervistare degli autori di libri, e poi una cosa tira l'altra, abbiamo detto: bene, parliamo proprio del libro, regaliamolo, presentiamolo, insomma, e così via. Quello, tutto il resto è storia. Sai bene che ogni mercoledì c'è un nuovo libro, ma in realtà non hai chiesto alla persona sbagliata, pensandoci bene, perché tutto questo è il frutto di un processo. Quindi ti racconto la mia storia personale e cerco di rispondere alle tue domande, cominciando dal come scelgo i libri.
Io credo che quando parliamo di libri ci sono vari approcci. C'è prima di tutto l'approccio uno tira l'altro. Per me vale tantissimo questo approccio. Ora, per esempio, sto leggendo un libro molto bello che vi presenterò tra un po'. Vabbè, visto che siamo solo io e te, te lo dico: Il profumo dei limoni, un libro bellissimo che mi ha regalato uno di voi ascoltatori, Vittorio Neri. Proprio l'ha letto, è impazzito, me le ha mandato una copia e io sono impazzito con lui. Infatti, sto aspettando di parlarne di conoscere l'autore, Jonah Lynch, che sta qui in Italia, quindi vorrei poterlo incontrare la settimana prossima e parlerò di questo libro. Quindi dentro questo libro però Jonah cita una ventina di altri libri e allora ogni libro che trovo dico: cavolo, questo è interessante, quasi quasi me lo vado a leggere pure questo. Quindi quando leggo un libro studio un pochino quali sono i riferimenti di quel libro, e questo è un approccio. Quindi scopro nuovi libri attraverso i libri che sto già leggendo. Il secondo approccio è quello della libera esplorazione. Fin da giovanissimo sono stato un super fan delle librerie, delle biblioteche, e una delle cose che mi piace più della biblioteca è andare nella sezione tematica. Io in particolare sono un grande frequentatore qui a Roma delle biblioteche del Comune di Roma. Soprattutto ai tempi dell'università curavo la voglia di fare shopping compulsivo di libri andando in biblioteca, ogni volta portandomi a casa vari chili di libri, e poi si formavano delle pile sul comodino che te lasci immaginare, con varie dimenticanze di portare libri in libreria. Ma una delle cose che mi piaceva di più era andare nella sezione su un tema specifico e vedere che libri incontro. La stessa cosa la puoi fare in libreria, però la biblioteca c'ha un che di particolare, perché ha libri che non si vendono anche, cioè la libreria tenta di mettere sullo scaffale libri che poi si venderanno, mentre la biblioteca molte volte ha dei libri che non hanno mercato o non hanno più mercato, e quindi ti fa scoprire delle chicche che non conosce nessuno. A me piace veramente tanto, quindi andare così per vicinanza, vedere associazioni di libri solo perché sullo stesso scaffale due autori hanno il cognome che inizia con la stessa lettera dell'alfabeto. Un'altra cosa che mi piace è lavorare sui trend, cioè se tu vai su Amazon apri la categoria, hai la possibilità di vedere i più letti di quella categoria, e questa è una gran figata perché puoi vedere quali sono i libri che stanno in trend, cioè i libri più comprati in quel momento, leggere le recensioni delle persone che l'hanno già letti, ed è veramente un aiuto grandissimo all'acquisto dei libri, in un'ottica un po' simile a quella che ti dicevo prima dell'uno tira l'altro, incrociata con quella della libera esplorazione. Poi c'è gli utenti che hanno comprato questo libro hanno comprato anche, e quindi lì scopri viaggiando aiutato dall'algoritmo di Amazon dei libri che sono stati acquistati da persone che hanno interessi simili ai tuoi. Quindi se prendi un libro che hai letto, lo vai a cercare su Amazon e vedi i libri consigliati, vedi che Amazon fa lavorare un po' la sua intelligenza artificiale mischiando indizi dai libri che hai già comprato con quelli delle persone che hanno dei gusti di lettura simili ai tuoi e che hanno comprato altri libri che tu non hai ancora comprato. Insomma, zio Amazon, zio Jeff Bezos ci dà una grossa mano su questo discorso dello scegliere libri. E poi un'altra, diciamo, il canale preferenziale sono i consigli personali. Io partecipo a questo Digital Mastermind dove ci sono delle persone che hanno interessi simili ai miei, perché vogliono utilizzare il digital per il loro business, per la loro attività come strumento di marketing, e va da sé che si consigliano dei libri, nel senso uno magari cita un libro che ha letto, gli altri gli domandano: scusa, ma di che libro si tratta? Allora poi si comincia a discutere, quindi è facilissimo il consiglio personale. Addirittura, per esempio, il mio compagno di Mastermind Matteo, prima dell'interruzione estiva, ha detto: ragazzi, mi consigliate tre libri sul tema tal dei tali? Ognuno di voi mi dica i migliori tre su questo tema.
E là c'è stata una vera e propria tempesta di risposte, perché ognuno ha consigliato i suoi tre con una serie di scoperte fenomenali di libri che non conoscevo. Andiamo ora al discorso invece dello studiare, del trasformare il libro in un asset, in qualcosa che ti aiuta per il tuo lavoro, perché come dici giustamente tu, leggere non basta. Tu puoi leggere, poi chiudi il libro e te lo dimentichi. Allora, prima di tutto io credo che il valore di un libro per te è quello che ti rimane dopo averlo letto senza prendere appunti. Ecco, quello che lascia in te un segno, quello che ti ricordi, che ti ha veramente colpito, è quello che ti porterai a casa. Io durante l'università pure facevo schemi, mappe mentali, perché dovevo studiare i libri e poi magari dovevo rispondere alla domanda fatta dal professore sul tema trattato a pagina 349. E allora lì giù appunti, foglietti e cose varie. Ma non ho mai fatto grandi casini. Di solito scrivevo sul margine del tratto in cui si esprimeva un'idea interessante un mio commento o una parola chiave che mi permetteva di ripescare come un'ancora il tema trattato, solo quello lì. Oggi come oggi però in realtà non faccio attività di studio sui libri, quindi numero uno, quando ho finito un libro mi chiedo: ma che mi ha lasciato questo libro? Cioè, che mi è rimasto? Quello che mi è rimasto è il mio piccolo tesoro. Oppure utilizzo una tecnica molto tecnologica, probabilmente una tecnologia che tu non hai mai visto e molti di coloro che ascoltano questo podcast non sono pronti per questa tecnologia, è la tecnologia delle orecchiette. Faccio delle orecchiette molto piccole, non come quelle per tenere il segno della pagina, un pochino più piccole, sulle pagine, in prossimità delle cose che mi voglio ricordare. Naturalmente, come tutte le tecniche innovative, ha dei suoi punti deboli questa tecnica. Uno dei punti deboli è che poi quando vai a rivedere le orecchiette non riesci a trovare per quale cavolo di motivo hai messo un'orecchietta su quella pagina. Ciò nonostante, imperterrito continuo a seminare orecchiette nei miei libri, per cui sì, questa è un'altra tecnica. Per esempio, ieri stavo in metropolitana e stavo leggendo un libro, cioè ogni tanto leggo delle cose pazzesche, sai, quando dico oddio, questa la devo dire a qualcuno, devo farci qualcosa, mi cambia la vita, prendo, metto un'orecchietta e mi metto l'anima in pace. Per quanto riguarda poi la possibilità di incamerare delle idee forti prese dai libri, io utilizzo la condivisione. Che cosa vuol dire? A due livelli. Uno, gli faccio una foto, cioè vedo una frase che mi piace, che mi colpisce, prendo e faccio una foto e la condivido. Dove? Ma sul canale di Strategia Digitale, per esempio, telegram.me/strategia digitale, o se è una cosa della quale stavo parlando nel mastermind, sul mastermind, oppure se è una cosa che interessa il mio amico Francesco Rossi, gliela mando come messaggio a Francesco Rossi. Oppure se conosco l'autore del libro e ce l'ho come amico su Facebook, la condivido su Facebook e taggo l'autore. Insomma, la condivido con degli esseri umani. Questa ancora relazionale mi dà la possibilità di incidere meglio, no? Di passare col pennarellone il concetto o con l'evidenziatore il concetto espresso da quella frase che ho trovato. Condividerla mi aiuta a ricordarla e mi aiuta a ricordarla anche insegnarla. Tant'è vero che tante cose che tratto dai corsi o nelle consulenze o durante il podcast tantissimo, è proprio per questo che parliamo di libri ogni mercoledì, oppure nel mastermind o durante i corsi che faccio dal vivo o durante gli speech, workshop o talk vari che faccio, ecco, io riporto cose che ho letto nei libri. Allora, questo mi è molto utile perché appena insegno qualcosa mi ricordo quel qualcosa molto meglio. Quel qualcosa si imprime dentro di me perché lo devo capire a un livello più profondo per insegnarlo. Non basta che mi colpisca, ma mi serve. Per questo lo vado a ripescare con la famosa tecnica delle orecchiette. Cioè, molte volte ho il libro lì e dico: aspetta, dovrei parlare di questo argomento durante la lezione di domani. Fammi andare a vedere un po', che c'era una cosa carina all'inizio.
all'inizio di quel libro, apro il libro e trovo l'orecchietta. Molto meglio sarebbe evidenziare la frase, cosa che faccio quando utilizzo il Kindle, evidenziarla, perché poi riesci a cercare tra tutte le evidenziazioni, ma anche quello lì è un metodo leggermente più efficiente dell'orecchietta, ma non risolutivo. Quindi il modo per ricordarmi le cose che leggo nei libri è insegnarle, condividerle sui social o condividerle attraverso la formazione di altre persone. Un altro modo con cui studio, capitalizzo quello che imparo dai libri è focalizzare le conoscenze attivabili, cioè belle parole, sì, mi è piaciuto molto quello che hai detto, però che cosa devo fare ora? Cioè, quale azione pratica, concreta, del mondo reale mi viene stimolata da questa riflessione, da questa informazione, da questo punto di vista? Quindi, solitamente, quando leggo una figata, poi mi vado a segnare nella mia lista delle idee, delle cose da fare sulla porta del mio studio. Chi è venuto nel mio studio sa che ho una lavagna sopra la porta, e sulla lavagna mi segno delle cose da fare rispetto a quello che ho letto nel libro. Quindi trasformo la conoscenza in azioni attivabili, in cose che posso realmente fare. E ultimo, ma non per importanza, vado a conoscere l'autore. Questa è un'altra cosa che ho imparato da mia madre, che è una grandissima lettrice, proprio divoratrice di libri, e quello che faceva sempre, oltre a essere anche scrittrice, quello che faceva sempre, essendo lei stessa autore di libri, è immaginare, voler conoscere la persona che sta dietro al libro. Questa cosa da piccolino mi colpiva. Dicevo: mamma, ma perché tu sempre, quando leggi un libro e ti piace, poi leggi tutti i libri di quell'autore e poi vai a contattare l'autore e ci vai a mangiare fuori? Come mai? E lei mi ha mostrato, attraverso questo comportamento, che quello che conta poi sono le persone che stanno dietro le idee. Perché quando tu conosci una persona, sei in grado di inquadrare quelle idee che lei stessa ha espresso sotto un'altra luce. Ti faccio un esempio molto pratico. A volte leggi su dei libri delle cose fighissime, che sono dei ragionamenti illuminanti, eccezionale, non ci avevo mai pensato, fighissimo. Ma cosa penseresti se poi, conoscendo l'autore di quel libro, vedi che l'autore si è completamente discostato da quel pensiero, perché ha scritto il libro molti anni prima, oppure ha predicato una cosa e ne pratica tutta un'altra? Io mi farei qualche domanda, cioè direi: ma forse le cose fighe, le che ho letto nel libro, non sono così funzionanti, non sono così eccezionali, se l'autore stesso non le condivide più, o se nella realtà le cose funzionano diversamente. E allora conoscere l'autore mi permette, da una parte, quando si tratta di tutto fumo e niente arrosto, di ridimensionare la portata dei libri che ho letto; dall'altra parte, invece, quando c'è qualcuno di massiccio dietro il libro, mi permette di conoscere delle persone eccezionali, ed è fighissimo. È per questo che, per esempio, ho chiesto a Jonah Lynch, del quale questo libro che sto leggendo mi sta emozionando, di incontrarci. E poi è bellissimo, perché quando parli con le persone, a parte che ho scoperto che Jonah aveva fatto un'intervista insieme a Paolo Pugni, mio amico e autore del podcast Vendere con LinkedIn, quindi ho chiesto a Paolo: mi dai il numero di Jonah? E ho chiamato Jonah, e lui è disponibilissimo, ha detto sì, incontriamoci. Quindi è bello passare da quest'idea dell'autore distante, chissà chi è, chi non è, in una persona che puoi incontrare. Quasi tutti io ho incontrato, non ricordo di autori particolarmente difficili da incontrare. Ecco, ho mancato un appuntamento con Robert Kiyosaki ad Adelaide, e sto ancora, spero di poter rinnovare questa possibilità di incontrarlo, perché ho letto alcuni dei suoi libri e mi è piaciuto il suo modo di pensare, mi piacerebbe poterlo incontrare personalmente. Ma tutti gli autori che ho, ecco, le occasioni. Per esempio, Robert passava dall'Australia nel momento in cui io stavo lì, e poi quel giorno c'è stato una specie di tempesta, un'acquazione terribile, e avevo un appuntamento, insomma, ho saltato. Però tutti si possono incontrare. A volte c'è quasi un limite invisibile, no? Oddio, che faccio? Chiamo l'autore, contatto l'autore. Che problema c'è? Quello è un essere umano come te, e magari dall'incontro con l'autore può uscire qualcosa di
molto molto buona. Alla fine i libri sono dei veicoli, sono dei veicoli di qualcosa di più grande, sono veicoli delle idee delle persone, e quindi tanto vale quando trovi un libro che vale veramente la pena e quando lo vuoi trasformare un libro in idee, andare a pescare alla fonte della testa che quelle idee là veramente partorite. Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Spero, Massimiliano, di averti dato qualche input utile a scoprire nuovi libri, a trasformarli in uno strumento di conoscenza, in uno strumento di crescita personale e professionale. Dammi il tuo feedback, come sempre, scrivendomi direttamente. Ragazzi, lo sapete, io sono qui per voi. telegram.me/strategia digitale è il canale dove non vi perdete un H, un accento della nostra attività sul backstage della creazione del podcast, e poi da lì sapete anche mi potete contattare molto molto facilmente, basta un click e passate dal canale Telegram a una chat diretta con il sottoscritto. Io ringrazio di cuore Massimiliano, che è finanziatore di Strategia Digitale, e anche tutti gli altri finanziatori. Chi sono questi finanziatori? Ma magari è la prima volta che passi di qui e non sai che questo podcast è interamente finanziato dal buon cuore di coloro che lo ascoltano, da coloro che traggono valore da questo podcast, da coloro che hanno trasformato l'ascolto del podcast in uno strumento di informazione e formazione irrinunciabile. Allora, puoi diventare anche tu finanziatore, puoi andare al bar con gli amici e fare: oh, sai che io sono il finanziatore di Strategia Digitale. È molto semplice, vai su youmediaweb.com/finanzia e scegli come finanziare questo podcast anche in relazione ai ricchi premi destinati ai finanziatori. Per oggi è tutto, quindi ringrazio Sara Veltri, coautrice del programma, il nostro fonico Costanza Mineo e radiospeaker.it per il sound design. Ragazzi, grazie mille e alla prossima. Strategia Digitale, idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online, a cura di Giulio Gaudiano.